Se non ci sono altri interventi, possiamo passare ai punti successivi, visto che questo era una presa d'atto. Il vice sindaco mi chiedeva di unire, essendo di materia economica, il punto 4 e 5 in un unico intervento. Quindi do la parola al vice sindaco. Sì. Naturalmente manterremo separata la votazione, eccetera. Buonasera a tutti. Sì, ho chiesto al Presidente del Consiglio di trattare insieme un po' come abbiamo fatto in commissione, in quanto, come ben sapete, la normativa del bilancio pubblico è variata negli ultimi anni. A novembre non c'è più l'assestamento di bilancio che viene fatto, viene fatto a luglio e quindi a novembre non c'è più un vero assestamento di bilancio. Qua ci sono alcune piccole modifiche, adeguamenti rispetto al previsionale, alla spesa di previsione, con ovviamente alcune integrazioni o modifiche nei vari capitoli necessari e dovute. In alcuni casi a piccole riorganizzazioni interne, in altri magari eventualità che non erano state preventivate e quindi anche piccoli lavori che appunto non si potevano prevedere in fase di approvazione del bilancio triennale 2016-2018. Vado brevemente ad elencare appunto la variazione numero 6 pubblicata, trasmessa ai capigruppo il 12 ottobre, comprende diverse piccole variazioni tra alcune che magari ho già anche ricordato in commissione, però stasera abbiamo la presenza anche degli assessori, quindi potranno meglio esplicitare a richiesta alcuni progetti. Faccio il primo che mi sovviene è quello dei progetti di partecipazione, riguarda lo stanziamento di alcune risorse, un pezzo nel 2016 e un pezzo lo troveremo appunto nella modifica al bilancio pluriennale e quindi lo troveremo anche nel prossimo bilancio di previsione, un incremento del capitolo dei progetti di democrazia e partecipazione per l'ottenimento di un contributo regionale che, come ben sapete, per partecipare occorre mettere la posta di bilancio e sperare ovviamente di riuscire a classificarsi nei primi posti e il contributo non è mai totale, ma sempre una percentuale dello stanziato, ulteriore rispetto a quello stanziato dal comune. Per dare attuazione appunto a un ordine del giorno che era stato presentato dai gruppi di maggioranza che riguardava un'indagine più approfondita del piano economico-finanziario del trattamento e smaltimento rifiuti, è stata posta tra le consulenze, le perizie e le progettazioni in questo capitolo 5.000 euro appunto per dare attuazione a questo mandato del Consiglio Comunale che mi pare fosse stato approvato senza voti contrari, ecco. Ma vado a memoria, potrei sbagliarmi, ecco. Altre modifiche che guarda ad esempio il servizio sport, appunto come ricordavo in commissione, si andrà a verificare la fattibilità dell'acquisto per meglio implementare la polifunzionalità della palestra Calvino, in quanto i calestri esistenti sono fissi e non permettono per certe categorie di altri sport l'integrazione e quindi per rendere il sabato e la domenica durante le competizioni agonistiche o preagonistiche la maggiore fruibilità possibile del patrimonio esistente che abbiamo,
con una posta di bilancio di poche migliaia di euro, si può prevedere, come è stato già fatto nelle palestre, nella palestra Mazzini, un canestro regolabile, quindi per l'utilizzo anche del mini basket e quindi delle fasce più giovani, e anche con l'apertura a compasso, appunto perché retraibile e appunto non di ingombro ad altre cose. Passando alla variazione successiva di bilancio, l'ultima, ci sono trovate appunto le compensazioni a pareggio dei vari budget interni dei servizi, perché quest'anno è anche stato un anno particolarmente frenetico nel cercare di capire come riuscire a dare attuazione ai mandati del Consiglio Comunale e della Giunta sull'acquisto, sulle nuove procedure di appalto, perché con la modifica del codice degli appalti appunto è stato particolarmente complicato. Quindi alcuni adeguamenti o spostamenti sono anche dovuti ormai a quello che si riuscirà a fare, o verosimilmente si riuscirà a fare in questo ultimo mese, diciamo, dell'anno, e quello che invece verrà rinviato al prossimo anno, o quello che invece è già stato fatto. Uno di questi spazi ha trovato forse dopo anni che veniva un pochino rinviato nel verde pubblico, che riguarda una delle poste più importanti, il finanziamento per la realizzazione di orti urbani, che ricordavo in commissione. C'è da fare distinzione tra orti degli anziani, che sono per over 65 anni, mentre, come sono già stati realizzati in altri comuni, c'è orti urbani, il discrimine è proprio over 65 e under 65, per dare possibilità a chi non è incluso nell'altra categoria di avere la possibilità di avere a disposizione per fare un orto, ecco, con già un regolamento approvato da parte dell'Unione Unico per tutta la terra dei Castelli. Guardavo altre cose piccole e tante modifiche ci sono state. Una delle poste sicuramente più importanti è quella per spese per l'iter, bricolaggi e risarcimenti. Abbiamo deciso appunto per utilizzare al meglio un avanzo di amministrazione vincolato per le spese legali, di dare, anzi pagare tutto questo fine anno, che è una posta abbastanza importante di 74.000 euro circa per spese per liti pregresse, parlo soprattutto del comparto che ci ha visto in lite nell'ex Galassini, che fortunatamente non ci ha visto soccombere, ma anzi ci ha visto ottenere la proprietà dell'immobile, però, come dire, le spese sono arrivate ora e quindi anche particolarmente onerose. Fortunatamente siamo riusciti a utilizzare un avanzo vincolato. Speriamo di non avere il prossimo anno sorprese analoghe, ecco, perché effettivamente l'avanzo l'abbiamo consumato, quindi non avremo ulteriori spazi di questo tipo, ecco, di questa importanza. Per quanto riguarda un altro contributo che forse conosco meglio, come avendo la delega allo sport, per quanto riguarda la palestra, si cercherà in collaborazione con la scuola e delle associazioni sportive presenti la realizzazione di un nuovo, chiamiamo deposito, nuovo deposito barra, insomma, utilizzo per una delle società per dividere al meglio i magazzini e le zone promiscue tra scuola e associazioni sportive, in modo tale che ogni associazione possa avere, diciamo, pari dignità, ma anche appunto non avere zone promiscue che possono generare
ovviamente, insomma, qualche volta qualche incomprensione, mettiamo in questo modo qua. Guardavo se c'era qualcos'altro da ricordare, oltre a quello che è stato. No, per ora mi fermo qua, sono a disposizione per chiarimenti. Insomma, ho ritenuto opportuno che, essendo che la presentazione in commissione l'avesse fatta proprio dal punto di vista tecnico il dirigente, il dottor Chini, questa sera, visto che aveva anche impegni familiari, sì, di non farlo venire, comunque siamo a disposizione per chiarimenti, ecco. Sì, prego, Assessore. Volevo chiarire bene l'aspetto relativo al finanziamento sul percorso partecipativo, per la carta, la modifica, della carta dei servizi della biblioteca. Abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Regione di 10.500 euro, suddiviso il 20% nel 2016, cioè 2.100 euro, e l'80% nel 2017, 8.400 euro. Il costo complessivo del percorso è di 15.000 euro, quindi 4.500 sono sul budget del comune, già disponibili sul 2016, e il resto appunto incamerati con il finanziamento. Comunico anche che ci siamo classificati al settimo posto. Grazie, Assessore. Ci sono interventi, richieste di chiarimenti? Se non ci sono interventi, pongo ai voti il punto 4, che è la ratifica alla deliberazione 115 dell'11/10/2016. Favorevoli? Astenuti? Contrari nessuno. Passiamo ora al punto 5, variazione numero 7 al bilancio di previsione 2016-2018. Favorevoli? Astenuti? Partito Democratico. 4 astenuti, Partito Democratico. Contrari? Nessuno. Su questo punto c'è anche l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno. Bene, per illustrare il punto 6, regolamento per la valorizzazione delle attività agroalimentari, della tradizione locale e istituzione della DECO, cioè denominazione comune di origine, invito il responsabile dell'ufficio, Francesco Iseppi, e prego. Prego, prego. E il signor Satrioni, sì, di venire qui di fianco al sindaco, tra il sindaco e il vice sindaco. Intanto introduce Catherine. L'assessore Ciardullo, l'argomento. Non voleva venire, Iseppi. Non se l'ha aspettato. Grazie, buonasera. Allora, in generale, come sappiamo, noi viviamo in un territorio dove vi è la maggior concentrazione di prodotti DOP e IGP, quindi un territorio che ha una grande attrattività turistica dal punto di vista enogastronomico. Però in generale esistono tanti altri prodotti che sono legati al nostro territorio, alla nostra tradizione, alla nostra cultura. E proprio per questo esiste appunto la DECO, che è una denominazione comunale inventata, diciamo, soprattutto su proposta dell'ANCI nel 2000, in cui si ha un riconoscimento di questi prodotti di origine di appartenenza a un territorio del comune. Quindi il comune può,
sulla base di un regolamento generale, stilare un regolamento che riconosca un prodotto appartenente al proprio territorio. Di prodotti ce ne sono svariati, e soprattutto un prodotto in particolare che insomma ci ha mosso per cercare di stilare questo regolamento è l'aceto balsamico di mele, l'agrumela. Da anni l'associazione ampiamente rappresentata in sala si occupa della produzione di questo aceto all'interno della nostra acetaia comunale, ma non vi era finora un vero e proprio riconoscimento. Con questo regolamento non solo si dà valore a questo prodotto, ma anche ai stessi produttori, alle stesse aziende, quindi si cerca di dare un valore anche un po' al tessuto economico del nostro territorio. Oltre ovviamente l'aceto, l'agrumela, sarebbe interessante anche proporre e far rientrare all'interno di questo regolamento anche la famosa torta Barozzi, che sappiamo avere un marchio registrato, ma non viene ben connotata.